Conferenza di vigilia di Genoa Inter, terzultima tappa. Mister, siamo arrivati quasi alla fine di questo campionato. Sembrava quasi impossibile se torniamo indietro di, di un paio di mesi quando non si capiva se si ricominciava, come, se si poteva arrivare alla fine di questo campionato. Invece eh, si sta arrivando alla fine. Quanto è stato impegnativo? Adesso, a una settimana e mezzo dalla fine della stagione, eh, questo ritmo, queste intensità, queste regole, questi spazi vuoti, questo calcio diverso da quello con cui tutti siamo cresciuti. Beh, sicuramente eh, eh, è un'esperienza un eh, totalmente diversa rispetto al passato, anche perché eh, i ritmi. Di, di partite ufficiali da giocare, quindi con, con il valore dei tre punti, è, è diverso rispetto, rispetto al passato per il tempo, no? per il periodo in cui stiamo affrontando queste partite. Stiamo giocando a temperature che, che sono molto alte, ci stiamo allenando a temperature che sono molto alte, è inevitabile che mh, tutto sia stato fatto in maniera molto, molto, molto compressa proprio per, per permettere di finire questo, questo campionato. È, e quindi è, cioè, è un'esperienza un nuova eh, che ci auguriamo tutti non, non, di, non dover, di non dover ripetere perché comunque eh, finiremo quest'anno, però ecco, qualche, qualche strascico si vedrà anche di negativo per, per l'anno prossimo. La partita col Genoa è una partita contro una squadra che ha l'entusiasmo a mille, sta lottando con i denti per la permanenza in Serie A, ma la vittoria nello scontro diretto con Lecce, quella nel derby: sappiamo cosa vuol dire poi in valore assoluto vincere una stracittadina, la portano a questa partita con un po' meno di preoccupazione? No. Eh, ma al di là della preoccupazione dell'avversario penso che comunque noi eh, dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di essere concentrati e finire nel miglior modo possibile la nostra, la nostra stagione. Quindi io penso che eh, al di là dell'avversario noi noi con conosciamo, l'abbiamo studiato anche se c'è stato pochissimo tempo per farlo e per preparare la partita, però mh, dobbiamo essere molto concentrati su noi stessi e cercare ecco, di... Eh, di continuare a fare anche del, delle rotazioni perché quando giochi ogni, ogni due giorni a queste temperature è inevitabile che si sprecano tante energie e bisogna comunque di fare delle, delle rotazioni. Eh, quindi è importante concentrarci, focalizzarci su quello che noi possiamo fare, su quello che noi dobbiamo fare, eh, avendo grande rispetto dell'avversario. Della, dell eh, rispetto all'ultima non avrai Barella squalificato, non avrai De Vrij, che è uscito anzitempo eh, un po' le rotazioni le fai pensando agli equilibri di gara in gara un po' sei anche condizionato a doverle fare Ma... eh, Sicuramente se c'è una squalifica o comunque c'è un infortunio sei obbligato no, a... A fare, a fare rotazioni o comunque a fare queste, queste sostituzioni. Al tempo stesso è inevitabile che bisogna, soprattutto in questa propria parte finale, perché alla fine adesso si è accumulata fatica e adesso la fatica si farà sentire uh, nelle gambe, nella, nella testa dei, dei calciatori, cercare, eh, visto che si gioca, ripeto, ogni, eh, ogni due giorni e mezzo, eh, fare delle rotazioni. Eh, alternare i calciatori proprio perché siamo nella parte finale e la fatica inizia accumuli 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 poi uh, lo vedi anche durante l'allenamento durante che magari uh, il ritmo inizia ad essere un po più basso rispetto a quando, si, a quando è iniziato quindi da questo punto di vista eh, c'è un po' un'attenzione da parte tua a non magari Fare gli allenamenti come li avresti fatti in passato, proprio tenendo conto, cioè non è soltanto la scelta degli unici che vanno in campo, ma è anche il lavoro quotidiano che ti porta ad avere attenzione al momento. Ma, ma penso che sia per noi così, sia un po' per tutti, no? il fatto comunque di, di fare grande attenzione, e i carichi di allenamento adesso sono veramente carichi irrisori, ecco, devi essere bravo a, a, a non dare un carico fisico. Eh, anche a livello mentale quanto più leggera la situazione meglio è e cercare poi di, 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 di prepararla tatticamente eh, cercando ecco, di, di vedere dove puoi fare male, dove ti possono far male e eh, cercare di prepararla in, nel minor tempo possibile facendo meno fatica possibile durante l'allenamento. Senti, avevamo parlato di Eriksen eh, qualche settimana fa, tu avevi detto che eh, analizzando un po' il lavoro dei ragazzi, cioè Ericsson sta facendo un enorme lavoro, stiamo facendo un enorme lavoro per accelerare un inserimento che era stato poi bloccato dalla sosta per Covid. L ottima prestazione nell'ultima gara ti fa capire che il lavoro sta pagando, che sta diventando sempre più centrale nella tua squadra, la posizione, il gioco, le qualità che può offrire Eriksen? Sapete benissimo che a livello di singoli non è che mi fa impazzire parlare, io penso che Cristian abbia fatto una buona gara con la Fiorentina soprattutto nel primo tempo, si sta, ormai è inserito, il giocatore sta cercando di fare del suo meglio, di dare del suo meglio, noi stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni perché ripeto adesso... E al centro del, del gioco, in fase di non possesso, ha libertà di, di, di muoversi dietro le punte, di attaccare lo spazio, di andare a ricevere il pallone, quindi può fare quello che vuole. Deve continuare a lavorare in questa maniera, come sta facendo, in maniera seria, in maniera costante e, e poi i risultati arriveranno. Ecco. Senti, dopo il Genoa ci saranno Napoli e Atalanta, due formazioni che come la tua dopo qualche giorno eh, incomincerà un nuovo campionato, quello per i trofei europei. Pensi che in quelle partite ci sarà un po' più un'attitudine visto che probabilmente il campionato sarà l'epilogo, le posizioni saranno già abbastanza cristallizzate per il futuro nel guardare a quella che sarà la settimana di agosto dove incominciano gli impegni di Europa League e di Champions League. Beh, io penso che innanzitutto comunque c'è differenza, perché noi ci giochiamo la partita il 5 agosto, mentre Atalanta e Napoli penso che vanno dopo il 10, quindi avranno più tempo anche per recuperare, avranno più tempo per. Uh... Per riposare, per dare il giusto tempo ai calciatori anche a quel po' di riposo che in questo momento ce ne sarebbe bisogno per, per tutti e quindi poi prepararsi, prepararsi bene. Quindi penso che sono due situazioni differenti perché noi arriviamo in corsa, finiamo tirati e giocheremo l'Europa League continuando a questo, questo, questo percorso abbastanza. Uh, carico ecco, uh, a, livello, a livello lavorativo, uh, a livello fisico, a livello mentale, a livello di tutto. Un'ultima ancora sul Genoa eh, che ha un giusto mix tra giocatori di grande esperienza, penso a Crescito, a Panner, tanto per citarne due, insieme a dei giovani interessanti. È una squadra che... Mh, Avete studiato, come hai detto prima, eh, ti ha impressionato il modo in cui ha interpretato quest'ultimo periodo. Non era facile cercare di arrivare alla salvezza che non ha ancora raggiunto, ma questi risultati importanti alla fine danno dimostrazione di un buon lavoro di Nicola. Ma sicuramente, ehm, Nicola penso che sia uno, un bravissimo allenatore, è arrivato, si è calato benissimo eh, nella... Nell'ambiente Genoa lo conosceva, quindi ehm, sta facendo bene. Sono contento perché è un ragazzo giovane che ha idee, che ha, che ha voglia, voglia di fare. Al tempo stesso, penso che il Genoa a gennaio abbia voluto un attimo aumentare no, il livello di esperienza di questa, di questa squadra, prendendo giocatori comunque eh, più esperti. È una squadra che sta lottando per, 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 per non retrocedere, la lotta sarà, sarà dura. E niente, noi andiamo lì per, perché vogliamo continuare il nostro processo, cercare di eh, il nostro processo di crescita, cercare di, di finire nel migliore dei modi, eh, andiamo lì con, con l'ambizione comunque di come deve essere, di ottenere i tre punti. Grazie, mister. Grazie a voi.